Che bilancio traiamo di questa stagione del Pescara? Non è andata forse come molti volevano? Sicuramente no. Io ho avuto un'esperienza da presidente, sono retrocesso, per fortuna siamo tornati subito in Serie B, perché secondo me è un purgatorio che non finisce mai. Hai bisogno di fare una squadra soprattutto adatta alla Serie C. È stato anche per me particolarmente, perché purtroppo non l'ho vissuto tutta vicino per problemi miei di salute, che però ti dico, mi sento ancora un pugile suonato, perché io il Pescara, i colori biancazzurri, e prima il Pescara e poi la nazionale, tutto un volea. Quindi io spero che si faccia qualcosa, perché il calcio secondo me a questo livello non è che si trovano molte persone disposte a investire. Io quando sento dire parole non adatto a una persona, quindi mi riferisco al presidente Sebastiani da parte dei tifosi, mi piange il cuore. Perché ci fosse qualche altra situazione o qualche altra cosa, allora magari la colpa che non vuole scegliere, ok. Però io mi sono trovato anche in quelle altre situazioni, sono arrivati degli avventurieri, e quindi il Pescara è fallito. Io dopo 29 anni possiamo dire che l'abbiamo tenuto sempre a un certo livello. Cosa accadrà secondo lei nelle prossime settimane? Sebastiani cederà le quote o no? Sta lavorando, abbiamo lavorato anche con qualche club insieme, però Pescara purtroppo la piazza è quella che è. C'è qualche società che era disposta a prendere il Pescara, è capitata un'altra squadra, mi riferisco al Palermo, che ha un'utenza molto superiore, poi ci ha quantificato i debiti. Cioè nel Pescara è difficile anche stabilire, perché oltre alla squadra, al valore soprattutto anche dei ragazzi, basta vedere che chi gioca con l'Under 17, altri convocati nelle nazionali, più ci sono gli immobili, quindi quantificare uno è molto più difficile. Io spero che veramente qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di buono. Ma c'è secondo lei? C'è questo qualcuno? C'è? C'è, i contatti c'è, perché lo so anche da vicino, perché l'abbiamo fatto con qualche altro club molto quasi sicuro di poter prendere la società. Poi è venuto fuori il Palermo che c'ha appunto più spettatori. Io spero, mi auguro che ci sia qualcuno, però è capitato anche a me, abbiamo fatto solo parole. Nel momento in cui di concretizzare qualcosa, di voler bene a Pescara, secondo me non c'è più quella voglia, quella che c'era prima. Quindi siamo quattro gatti che vogliamo bene.